Grazie, grazie a voi per l'invito e per l'ospitalità. Sì, come è già stato detto, io ho pensato a un percorso strutturato, nel senso che l'idea all'inizio era quella di fare invece più un dibattito, una discussione con l'autore, impostarlo più da conferenza aperta al pubblico. Poi è emersa invece l'esigenza di invece farlo diventare proprio un momento formativo, visto che la platea sarebbe stata principalmente di docenti o comunque di operatori del mondo della scuola. Quindi ho preparato delle slide, nel senso che l'approccio è strutturato, da tipo corso di formazione. Tra l'altro, così dico perché sono qua in questi giorni in Puglia, perché sto partecipando anch'io a delle attività formative per i bandi PON e quindi ero a Lecce a fare formazione. Guarda caso era proprio su questi temi qua, quindi sostanzialmente vi cerco di proporre più o meno gli stessi argomenti, magari con un approccio un pochettino più divulgativo e meno da corso di formazione. Si sente o io sono molto basso? Ah, ok, Ok, va bene, ottimo. Stiamo anche riprendendo, stiamo facendo il video, quindi nel senso, oltre alle 40 persone che sono presenti qua oggi, avremo la possibilità poi di avere una testimonianza che rimane anche per il futuro e per altri, per tutti gli altri vostri colleghi che non hanno avuto la fortuna di essere qua oggi dal vivo. Va bene, allora proseguo, qua ci sono un po' i miei riferimenti, più che altro per Twitter e Facebook, perché so che molti durante le conferenze amano fare le foto e magari twittare, se mi taggate lì, se non li prendi. Stasera mi riguardo tutte le note, le cose che mi avete, che mi segnalate durante queste ore e mezza, due ore di discussione, quindi vi invito a seguirmi anche sulla mia pagina e su Twitter. Questi sono due delle mie pubblicazioni. Ho fatto un po' di libretti divulgativi nella mia collana che si chiama Italia, che gestisco io. Non è tanto per fare uno spot pubblicitario libero, è più che altro perché li trovate online. Cioè, da questa slide poi voi cliccando sul link che c'è sotto il libro andate proprio a scaricare interamente il libro. Quindi i miei sono libri sotto licenza Creative Commons. Dopo, nella seconda parte del seminario, vi spiego meglio cosa consiste, però appunto sono interamente disponibili online e tra l'altro questi due soprattutto, essendo sotto una licenza Attribution Share Alike, sono anche riutilizzabili e modificabili per trarne opere derivate. E quindi vi invito appunto chi uscisse da questa giornata particolarmente curiosito, ovvio che in due ore non lo sapete tutto, no? Quindi questo è la principale fonte per approfondire. Poi nella slide finale ho messo anche dei link ad altre video lezioni che io ho già svolto, quindi chi preferisce l'approccio più del video tutorial, ci sono online alcuni miei filmati di 20-25 minuti, anche lì sempre dedicati al mondo della scuola. Qualche riflessione introduttiva che faccio sempre quando parlo di diritto d'autore in ambito scolastico. Al di là del capire le questioni giuridiche, no, come già è stato detto dalla dirigente, che comunque sono utili e interessanti e importanti, perché insomma, dobbiamo rispettare la legge il più possibile, non è solo un discorso di rispettare la legge, ma anche, come segnalo qua, quando siamo in un'ottica didattica, anche di dare un buon esempio, nel senso che, detto terra a terra, se il professore, il docente è il primo che prende le foto da internet senza minimamente chiedersi se poteva farlo, se la fonte da cui aveva prelevato quelle immagini consentiva o non consentiva il riutilizzo, è ovvio che poi lo studente vede questo comportamento e si modella, no? E dice, ok, se lo fa il professore lo faccio anch'io. Quindi vi invito ad aumentare un po' la vostra consapevolezza e anche a farlo in un'ottica appunto di missione educativa. Credo, mi auguro che uscendo da questa ora e mezza, due ore di seminario, ovvio non sarete dei giuristi esperti di diritto d'autore, però quantomeno vi si accenderanno le lampadine giuste al momento giusto. Okay, già questo è un bel passo, perché le cose che vi dirò oggi in realtà non sono così né complesse né così rare da trovare, quindi a volte basta anche leggere, non so, la voce di Wikipedia che parla di diritto d'autore per saperlo, però spesso non lo si fa perché uno ha tante altre cose da fare, la presenza di altre cose, e essere ad un corso di formazione, ad un seminario invece è l'occasione buona per affrontare finalmente una volta per tutti certi argomenti, e quindi cercherò appunto di darvi una panoramica generale. Poi nella seconda parte, quella un po' invece più interattiva, sarete voi a darmi qualche spunto, qualche curiosità, sicuramente sarete già qua pronti con le domande. Vi prego di tenervele lì un po', perché so, avendo un po' esperienza in questi corsi, nella maggior parte dei casi già do io una risposta, nel senso che i principali dubbi sono già trattati nelle prime 10-15 slide.
Poi sicuramente avrete qualche caso, qualche situazione particolare, già prima in macchina con Francesco ne abbiamo parlato, e quindi sicuramente di argomenti per stuzzicare, provocare la curiosità li avremo. Il fatto che si parli in questo periodo specificamente di questo argomento nella scuola è dovuto anche al fatto che appunto la riforma, la cosiddetta buona scuola, che poi si chiama buona con le virgolette, buona senza virgolette, questo lo lascio giudicare a voi, però un pezzo di questa riforma è il famoso piano nazionale scuola digitale, che è diviso in azioni, no? Non saprete meglio di me. Una di queste azioni, la 23, si occupa proprio di questo argomento, quindi non è un caso che questa settimana io sia stato al Deledda di Lecce a fare formazione su questo argomento ai docenti, perché questa è una delle richieste. Ad esempio, appunto, l'azione 23 si occupa di promozione delle risorse educative aperte e linee guida su autoproduzione di contenuti didattici digitali. Prima la dirigente ha parlato del libro fotocopiato, no? Che è un po' l'approccio classico, nel senso che voi siete, insomma, chi viene da una formazione come la mia, che è stata principalmente analogica e solo dopo, successivamente, passata al digitale, l'approccio era quello di scegliere un libro, adottarlo, e poi sostanzialmente sia il docente che la classe seguiva il percorso preconfezionato da un autore a priori. E adesso sta cambiando le cose, adesso in realtà il docente, e lo dice proprio questo piano nazionale scuola digitale, è chiamato a uno sforzo maggiore, uno sforzo più attivo e interattivo, quindi proporre autoproduzione di contenuti digitali. Non basta più prendere e fare riferimento a qualcosa che è stato preconfezionato da qualcun altro, ma dobbiamo muoverci in un'ottica più creativa e attiva. Ed ecco che si pone la questione delle cosiddette risorse educative aperte, che ritroverete più spesso forse nell'acronimo inglese OER, Open Educational Resources, cioè risorse educative aperte, risorse didattiche aperte. Questi sono proprio due estratti veloci dell'azione 23. Occorre fornire alle scuole una didattica che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare, per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche per rispettare e per massimizzare qualità, efficacia e usabilità dei contenuti. Ho messo in rosso un po' i concetti che mi interessava sottolineare, ma però vedete che al centro c'è l'autoproduzione di contenuti, e quello che mi piace è anche il discorso della selezione, produzione e validazione, perché è ovvio che internet è piena di contenuti, cioè non è che abbiamo una mancanza di contenuti, il problema è trovare quelli buoni, ok, che possiamo serenamente fornire ai nostri studenti, ai nostri allievi, per come risorsa educativa valida, no? E lì ci vuole appunto una maggiore consapevolezza da parte del docente che riesce a selezionarli, validarli o addirittura a produrli lui. Posso chiedervi un po' di silenzio? In fondo sento un vociare che mi arriva molto, perché io sono rivolto di qua, quindi grazie. Ecco, molto meglio. Il discorso vedete anche quello della riusabilità dei contenuti, lo vedremo dopo proprio nelle risorse educative aperte. Perché sono aperte? Aperte perché hanno un regime di copyright che ne permette la riutilizzazione, la riusabilità. Per evitare anche, detto proprio in soldoni, che si continui a reinventare la ruota. Se la scuola di Francavilla ha fatto un bel progetto sulla geografia locale del Salento, magari la scuola di Lecce può fare una cosa simile, è inutile continuare a rifare da capo un lavoro che è già stato precedentemente prodotto e che magari è valido e che può essere utilizzato virtuosamente da parte di un altro gruppo. Quindi questo è lo spirito. Tutto ciò, dice, nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino, ripeto, ancora la validazione collaborativa e il riuso. Dopo vi faccio vedere un esempio di risorsa educativa aperta abbastanza interessante, dove c'è stata la collaborazione di una quarantina di persone per redigere un vero e proprio manuale di matematica, no? È stato fatto da un vostro collega leccese. Garantendo un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources. È molto ambizioso, perché un regime di diritto d'autore che sia sensato e funzionale è una cosa di cui si discute da tempo e che sembra quasi una chimera, perché il digitale, le tecnologie digitali vanno ad una velocità tale per cui poi le norme, le leggi non riescono mai a stare al passo, quindi rimangono sempre nere, quindi si allontana sempre di più la possibilità di avere uno status, un regime di diritto d'autore che sia effettivamente al passo coi tempi. Vediamo se grazie a questi strumenti che vi mostrerò oggi riusciamo ad avvicinarci un po' di più a questo obiettivo.